un accenno semplice lo possiamo fare, cioè Certo. che sarebbe poi ittero, il giallo cosiddetto negli occhi, ittero, Sì, però infatti io ho messo la luce gialla apposta. Tra l'altro, diciamo, diamo benvenuti a tutti. No, non vi siete sbagliati, oggi è sabato. Ieri era venerdì e non è neanche martedì, neanche mercoledì, scusate. Quindi abbiamo saltato per impegni lavorativi, ma adesso è tornato sabato. se deve uscire Paola, sai? Si Ok. sente a singhiozzo, devo dire la verità. A singhiozzo si sente, non so se voi mi sentite bene, perché la cosa importante era quello importante. Io invece sento a pezzettini, va bene, non è questo. Allora, cominciamo a parlare di questa sindrome, se volete, anche al massimo facciamo un accenno così per tutto va bene. Allora, mi hanno chiesto alcuni miei pazienti, siccome il figlio ha questa sindrome, sindrome di Gilbert, che cos'è, che cosa non è? E poi la febbre dovuta a una banale forma parainfluenzale, un raffreddore, sta facendo aumentare i sintomi. La incapacità, non Non totale. vedo più, non vedo più, non vedo. Ok. No, io sto Eccoci. sentendo, posso, sì. E la Sì. incapacità, non totale, delle cellule del fegato di captare questa bilirubina. Che cos'è la bilirubina? È una sostanza che fa parte dell'emoglobina, cioè la parte più importante dei globuli rossi, quella proteina, quella che trasporta l'ossigeno e lo fa arrivare dall'apparato respiratorio fino a tutte le cellule dell'organismo. Quindi quando i globuli rossi si rompono o per una malattia, ma soprattutto perché dopo 21 giorni circa poi diventano vecchi e vengono distrutti, vengono sostituiti dai globuli rossi più giovani, il materiale di risulta che viene dall'emoglobina è la bilirubina, che poi viene trasformata in altre sostanze. Del resto la bilirubina è la stessa sostanza che quando abbiamo un urto, un trauma, una contusione, fa formare nella zona in cui abbiamo avuto la contusione quell'ematoma che dà il colore prima brunastro, poi giallastro, verdastro fino a scomparire. Quindi la bilirubina soprattutto dà questa colorazione giallastro-verdastra all'organismo. E la bilirubina, per essere eliminata, viene prodotta ogni momento dal nostro organismo, viene presa, viene filtrata dalle cellule del fegato, unita a certe proteine, a certi enzimi, meglio dire, se vogliamo dire il nome dell'enzima, uridine-glucuronil transferasi, e viene buttata poi via attraverso la bile. Quindi la cellula del fegato ha un polo ricevente di tutte le sostanze, soprattutto la bilirubina, unisce questa bilirubina, si dice la coniuga, e poi attraverso il polo efferente, come se fossero degli affluenti e dei modi per poter espellersi, attraverso la bile butta via questa bilirubina fino a farla arrivare nell'intestino. Naturalmente, se c'è una lentezza, una difficoltà su base enzimatica a captare questa bilirubina e a legarla a questo enzima per poter fare in modo che possa essere eliminata dal fegato, allora la bilirubina si accumula, diventa eccessiva e dà una colorazione itterica giallastra all'organismo. Essendo a valori piuttosto non eccessivamente elevati, questa bilirubina dà la colorazione giallastra, cioè ittero, soprattutto alle sclere negli occhi, quindi si vedono questi occhi giallastri, ma in genere sulla pelle non si nota quasi niente, è una cosa minima. Non è pericoloso, non è una malattia. Non sono malate le cellule del fegato, solo che lì manca un enzima che possa captare e coniugare questa
sostanza di risulta dei globuli rossi rotti, che sarebbe questa bilirubina. Per cui non c'è da fare cure, mi chiedevano, dobbiamo fare delle cure, delle medicine per poter aiutare, ma manca proprio l'enzima, non c'è granché da fare, si può dare qualche sostanza che favorisca la glicuronoconiugazione, però non essendo una malattia finisce lì. E allora, quindi, come si, cioè, questo, è una sindrome che potrebbe far spaventare, però c'hai gli occhi gialli, che ti sei drogato, che hai bevuto 10 litri di alcolici, per dirne una in esagerazione. No, non è dovuto a un danno delle cellule del fegato, ma è dovuto a una lentezza di captazione di questa bilirubina. Per cui sai, ci si allarma, ma non c'è nulla del quale per cui allarmarsi. Naturalmente, se c'è una malattia in corso, una febbre, e quindi ci si disidrata, no? Col calore della febbre, si mangia di meno, si beve di meno, la bilirubina tende ad aumentare, ma non aumenterà mai a livelli così alti da creare preoccupazioni per l'organismo. Ma proprio da questo ne deriva. E come si può allora curare una persona che ha la sindrome di Gilbert, curarla nella fase... Gilbert? Come si chiama questa sindrome? Gilbert? Lo scopritore di questa sindrome, mi pare nel 1901, comunque agli inizi del secolo scorso, era di origine francese. Gilbert. Quindi forse si dovrebbe dire Gilbert. Come si... E l'unica cura che si può fare quando questa bilirubina da raddoppiata diventa quadruplicata è fare riposo, far mangiare bene cibi sostanziosi e facili da digerire e far bere. Tipo, per esempio, quali sono i cibi sostanziosi facili da digerire? I cibi sostanziosi sono soprattutto quelli che hanno una rapidità di cessione di energia. Quindi gli carne. Zuccheri, ma neanche tanto la carne, le proteine che danno un pochettino di fatica in più. Piuttosto gli zuccheri, gli amidacei, i farinacei, non, naturalmente il tipo di cottura deve essere piuttosto leggero, quindi legumi bolliti, beh certo sì, patate, pasta, poco condimento, un po' meno proteine, niente grassi e soprattutto molta acqua da bere, in modo che in questa maniera si ripristinano in parte le capacità di escrezione di questa bilirubina, quel poco che c'è, e si riduce quel ittero, quel giallo negli occhi che può creare paura, che può dare preoccupazione. Uno dei sintomi guida fra l'ittero dovuto a una malattia del fegato, e soprattutto l'ittero più pericoloso è quello da ostruzione delle vie biliari, cioè la via che deve buttare fuori la bilirubina dal fegato all'intestino, ostruita per un calcolo o per un tumore. Rispetto a questa, che invece è dovuta alla difficoltà di captazione, che quando c'è una ostruzione da calcolo o da tumore delle vie biliari, c'è nettamente molto prurito, perché non vengono eliminati neanche i sali biliari. E... se non avete prurito, magari avete la sindrome di Gilbert, ma se avete prurito... No, come diagnosi differenziale, se uno vede che è diventato giallo negli occhi, sta spaventato, però vede, non ho prurito, non ho coliche, allora è facile pensare che abbia una sindrome di Gilbert, che è nulla di preoccupante assolutamente. Se invece c'è prurito, potrebbe essere appunto una stasi, che è una cosa non meravigliosa. E perché c'è sto prurito? Perché insieme alla bile anche i sali biliari non vengono eliminati, in quanto che c'è l'ostruzione, la chiusura della via biliare, e questa ostruzione fa tornare nel sangue tutti i sali biliari, che danno classicamente grande prurito. Ma prurito dove? Tutto l'organismo. Cioè questo mica uno può avere prurito nell'organismo? No, è tutto il corpo, come se un prurito va
non mi esce nessuna chiazza, non è un'allergia, non è un'orticaria, sento soltanto questo fastidioso prurito, che può essere, che cosa non può essere. E si vede che è un prurito legato alla bilirubina, cioè, diretta, cioè la mancata eliminazione della bilirubina. Più che altro bisogna stare attenti, delle volte si ha prurito, dice vabbè, non sarà nulla. Eh sì, certamente. Però se il prurito non è legato a un po' di ittero, anche quello non ha una origine biliare. Cioè, se uno non è giallo in faccia, insomma. Esatto, ma è dovuto a un'allergia, a qualche acaro che sta dando irritazione della pelle e così via. Niente di preoccupante. Bene, bene, perfetto, perfetto. Allora, insomma, attenti a questa sindrome di G, come si... Beh, non è pericoloso, ma come si prende? Quindi, insomma, può succedere... Si nasce con la incapacità a produrre nella quantità necessaria a un corpo vivente questo enzima di coniugazione, viene chiamato, perché coniuga la bilirubina con l'enzima stesso e quindi fa quasi da trasportatore, da carrier, da veicolo della bilirubina stessa, sì, buttandola via nella parte biliare, dove sarà drenata, buttata nell'intestino, e la bile serve proprio come lubrificante dell'intestino, favorisce l'espulsione del materiale non necessario, aiuta la digestione dei grassi. Però se questo enzima è scarso, c'è un accumulo a monte, si dice, della bilirubina, bilirubina quindi indiretta, perché non è legata a questo enzima, quindi questa sintomatologia un po' preoccupante inizialmente, ma non pericolosa, assolutamente. Va bene, insomma, mi sembra tutto, insomma, questa curiosità abbastanza interessante che può aiutare appunto se si hanno questi casi, insomma, diciamo, è una cosa che avviene comunemente? Beh, ci sono molte persone che hanno questa sindrome, molti non se ne accorgono neanche, se non quando fanno delle analisi così di routine e vedono che c'è un po' di bilirubina in più. La bilirubina è di due tipi, diretta e indiretta. Quella indiretta che non si è ancora unita all'enzima e quella diretta che invece è unita all'enzima deve essere buttata nell'intestino. Se la bilirubina è un po' più alta e tutta indiretta, allora ti fa dire non è malattia di fegato, non è blocco della bile, c'è qualcosa a monte, molto probabilmente c'è una sindrome di Gilbert. Un'altra delle cose, quando c'è troppa bilirubina nel sangue, troppa bilirubina non coniugata, questa viene eliminata anche abbastanza nelle vie urinarie, per esempio se c'è la rottura di tanti globuli rossi per una malattia autoimmune, si libera tanta bilirubina, c'è una cosiddetta emolisi, si ha lo stesso il giallo negli occhi, l'ittero, la bilirubina indiretta, ma nelle urine ci sono, c'è tanta bilirubina, tanto urobilinogeno, viene chiamata così la bilirubina nelle urine, perché uro nelle urine bilinogeno. E invece la sindrome di Gilbert, e viene chiamata anche ittero acolurico, cioè che nonostante ci sia tanta bilirubina nel sangue, questa non viene eliminata nelle vie urinarie, non ce n'è, quindi acolurico, non c'è bilirubina nelle vie urinarie. Questa è un'altra differenza, per cui vedendo delle urine normali, mancanza di prurito, giallo negli occhi, c'è da pensare che si tratti di una sindrome di Gilbert o di Gilbert e che quindi non ci dà nessuna preoccupazione. Perfetto, perfetto, grazie tante, iscrivetevi al canale, mi raccomando che chiedete un po' di domande, così le facciamo al dottore, commentate se avete esperienze, certo, se vi succede qualcosa di strano, se avete delle domande ve le spieghiamo in maniera molto semplice, diretta, senza sofismi, in modo tale che lo capite velocemente. Esatto. Ringraziamo il dottore Perrone e auguriamo buon weekend. Anche a voi. Scusate per questa edizione al di fuori della regolare abitudine. Ritorneremo a breve con la solita routine. Saluti a tutti. Una buona giornata a tutti.